Buongiorno a tutti. Allora, visto che non sono riuscita a fare una diretta, faccio una semplice registrazione perché purtroppo internet è un attimino instabile. Allora, oggi volevo rispondere ad una domanda che mi ha fatto una ragazza su YouTube, ovvero come faccio a mantenere la connessione con la mia fiamma. Allora, più che mantenere è un rendersi conto che questa connessione non si perde mai. In realtà le fiamme gemelle sono sempre connesse. Abbiamo giorni che sentiamo un po' di più questa connessione, giorni che la sentiamo meno, ma non è qualcosa che se ne va. Quello che se ne va è la consapevolezza a volte di questa connessione e perché? Perché succede questo? Perché a volte non sentiamo questa connessione? Perché c'è l'ego. L'ego fa perdere. So che sono un po' ripetitiva, però fa perdere proprio la connessione. Vi faccio un esempio molto pratico, di quello che è successo a me ieri. No? Io ormai però sono abbastanza veloce a ristabilirla, però giusto per rendervi l'idea. Qua a Cancun questa notte non si sa se arriva una tormenta tropicale, se arriverà un uragano, boh, mistero della fede. Aitor questa mattina è partito perché aveva una riunione molto importante di lavoro, però stare via un paio di giorni perché comunque il posto è molto lontano. E all'inizio io mi sono subito arrabbiata tantissimo, ho detto: ecco tu che mi lasci qua da sola con l'uragano, con la bambina, ho fatto un casino, no? Ho preso una sonda di sopra, mi metteva a dormire, buonanotte. Poi però ho detto: no, Elisa, questo è il tuo ego, questo è il tuo ego. È il tuo ego che lo vuole qua perché se no non sei importante per lui, perché se no la famiglia non è importante, tutte queste cose dell'ego, no? Perché tu mi devi far vedere che io sono importante. E questo è l'ego. Questo era puro, puro, semplice ego. Allora cosa ho fatto? Ho fatto silenzio dentro di me. Ho fatto silenzio, ho zittito tutto. Non, cioè, non mi chiedere come perché ormai mi viene spontaneo quasi, ma no? Mi sono allenata tanto, ma ho proprio, cioè, io penso che poi ognuno questo trovi il suo modo, no? Per fare silenzio, no? Però questa è proprio una cosa che mi ha detto il mio spirito guida, tu a volte fai troppo rumore, devi imparare a fare silenzio prima dentro di te per poi farlo fuori. E al momento ancora non riesco quando proprio ho l'exploit, però dopo ce la faccio e mi dura poco, no? E quando sono tornata in connessione con la mia fiamma, con la mia anima, ho capito che questo era un passo importante per lui, era un passo anche importante per me, no? Trovarmi in una situazione quasi, ma di pericolo forse, o forse no, perché non si sa. Però questa è una cosa importante per lui, per il suo lavoro e anche per la nostra famiglia, perché comunque è un contratto importante. E quindi sono tornata giù, cioè scherzando, gli ho detto: guarda, ok, che se tu mi curi appunto la cena, appunto, e non me la fai bruciare, puoi andare a Merida, no? Scherzandoci su. Però è questo, è questo. È questo far. Sentire la connessione è comprendere che quell'atto, che tutto questo discorso delle fiamme è veramente qualcosa di molto più alto, che non è solamente vedersi, scrivere il messaggino, oddio che mi ha bloccato su WhatsApp, ah no, perché non vuole lasciare la moglie, non è questo. Questo fanno parte delle dinamiche 3D che spesso fanno scattare il nostro ego, ma è veramente andare oltre e fare quel passaggio per elevare la nostra coscienza, per accogliere l'altro nel suo essere, nel suo cammino, che a volte può sembrare in antagonia magari con quello che noi pensiamo e con quello che noi vogliamo, ma tutte le cose che fanno loro in realtà servono anche a noi. E come fare questo? A parte il silenzio, che a me è sempre molto utile, questo grande consiglio del mio spirito guida. Io so che sono ripetitiva a volte, ma veramente
Per me è l'unico modo, è questo, se poi voi ne avete altri, commentate ed esprimeteli, ma è veramente lavorare sul femminile. Perché il femminile è quell'energia che è fra il cielo e la terra, è in mezzo, è proprio qui per connettere il cielo e la terra. Che cosa vuol dire connettere il cielo e la terra? Significa connettere, creare un'unione fra quello che noi abbiamo scelto animicamente e quello che dobbiamo fare in terra. Questo vuol dire connettere il cielo alla terra. E noi siamo proprio un albero con le fronde al cielo, con il tronco che ci porta giù e con le radici che ci connettono alla terra. Ed è questo che siamo portati a fare. Fare questi piccoli salti di coscienza affinché tutto poi fluisca nella perfezione che magari a volte non vediamo, che però è importante fare questi piccoli salti di coscienza per accogliere l'altro nel suo cammino, in passi che magari noi non comprendiamo, magari per noi sono un errore, e magari lo sono, magari, per carità, magari lo sono davvero, però è come essere un pochino mamme, no? Farli sbagliare per farli comprendere, e bisogna a volte solamente sorreggerli e aver fiducia in loro, accompagnarli e nulla più. A volte bisogna fare solo questo, ma per fare questo con il cuore aperto è necessario il femminile. È necessario, perché il femminile accoglie, perché il femminile trasforma, perché il femminile fa crescere. Fa crescere proprio perché accoglie, proprio perché trasforma. Quindi se a volte senti che questa connessione si perde, è perché c'è il tuo ego che fa da contrasto, pensi, ah, ecco, perché non mi ama, perché non mi lascia la famiglia, perché se lui mi amasse la lascerebbe. Però ci sono tanti fattori da vedere in una famiglia. Ci sono i figli, ci sono magari i contratti, magari uno pensa, ecco, no, beh, no, ma io ho firmato un contratto, quindi non posso. Sono tantissime cose, non è che uno lascia una famiglia così. Sono tanti fattori da prendere in considerazione. Se tu hai un femminile stabile ed equilibrato, tutti questi fattori li accogli e puoi fluire. Lo so che sembra, ecco sì, le solite cose New Age, altri mi dicono, no? Però cioè, questo non è essere New Age, questo essere, cioè, ma neanche evoluti, essere accoglienti, essere comprensivi, essere empatici per il percorso dell'altro. E questo viene agevolato grazie all'equilibrio del femminile. Quindi se tu non riesci ad accettare alcuni suoi passaggi, o stai perdendo la pazienza, o sei stanca, o vuoi mandarlo a zappare la terra, aspetta un attimo. Perché è un percorso che non puoi staccare. Cioè, non, magari, ok, puoi far finta di staccarti dal percorso, ma è il tuo cammino. Non, cioè, in realtà, sopra questo non abbiamo libero arbitrio. Cioè, camminiamo anche quando ti stacchi, tu stai camminando nel cammino di fiamma, nello staccaggio dell'anima. Cioè, che non so neanche se poi è un termine italiano, staccaggio, però giusto per comprenderci. Quindi è importante ora stare nell'accoglienza, anche perché si stanno svegliando, anche perché stanno comprendendo. Pensate a come eravate voi all'inizio di questo cammino, confuse, spaventate, e loro sono così in questo momento, loro sono all'inizio, quando voi per comprendere che cosa stavate accadendo iniziavate a scrivere mi sento morire senza di lui in Google, no? E magari avete trovato il mio blog in cui parlavo di fiamme e dite, oh, è questo quello che mi sta accadendo, ecco cosa sono. E magari loro sono proprio, anzi, anche senza magari, la maggior parte dei maschili sono in questo passaggio. Quindi, per comprendere se poi ovviamente anche il tuo è in questo passaggio, perché come giustamente mi ha scritto una ragazza in un commento, ha detto, sì, ma non tutti sì, appunto che si risvegliano, no? E poi, vabbè, ha usato un termine un po' forte, perché magari ora è un po' nella rabbia, un po' nella sofferenza, anche questo va compreso,
però cerchiamo di non insultarli, poverini, quelli che magari ora, ancora adesso non ci sono arrivati, no, a questo passaggio. Se appunto poi vuoi anche vedere se il tuo, se la tua fiamma è in questo passaggio, importantissimo, mi puoi chiedere una connessione e andiamo a interrogare la sua anima e anche la sua psiche, anche la sua mente cosciente per andare a vedere poi in 3D qui come. E se vuoi fare questo, mi scrivi una mail in info@elisasilviacuda.com oppure mi puoi scrivere su Instagram o su Messenger. Però a parte questo, torna un attimino al femminile, resta nell'accoglienza, resta nell'amore e resta nel cuore. Se fai fatica a fare questo, c'è il percorso dei 7 archetipi dei 7 archetipi femminili. Anche in questo caso mi puoi scrivere e ci accordiamo. Va bene ragazzi, questo è quanto, ora vado a fare un'altra connessione, poi se ho news in base a questa connessione farò un altro video. Ti mando un grandissimo abbraccio, seguimi anche sulla mia pagina Facebook, il Diario delle Fiamme Gemelle, e anche su Instagram, Elisa Silvia. Ti mando un grande abbraccio, ciao!